Buongiorno ragazzi, ben ritrovati sul nostro canale Y2K Sailing Adventure. Grandi novità! Dove eravamo rimasti nella puntata precedente? Avete visto che abbiamo cominciato a investigare sulla nostra infiltrazione. Siamo impazziti, eravamo frustrati, abbiamo fatto di tutto, pensavamo di aver risolto, avevamo fatto lo spesone per lasciare il marine, in realtà non abbiamo risolto niente e abbiamo cominciato a smontare e rimontare mezza barca risigillando tutto quello che era possibile risigillare. E avete visto anche che abbiamo perso un po' la pazienza in alcuni momenti, non sapevamo più che pesci pigliare. Nel frattempo ci siamo mangiati tutta la cambusa che avevamo fatto per andarcene via e quindi dobbiamo rifare di nuovo cambusa. Dobbiamo aspettare il tempo migliore perché adesso siamo sotto, tanto perché è il brutto tempo e così, questa è la stagione, siamo sotto basse pressioni, pioggia, non è bello. Però intanto ci divertiamo con gli amici di Pico che sono arrivati anche loro. Qui c'è una barca di sloveni incredibile, questa mala, delle persone molto molto carine e quindi ci divertiamo così. Vi faccio salutare dal CPT. Cosa sono fai? Convinto che questo video vi piacerà. Vabbè ragazzi, godetevi il video e ci vediamo la prossima volta. Non so dove saremo, se saremo ancora qua o saremo da qualche parte ancorati in qualche posticino carino, ma comunque saremo sempre qua. Saremo sempre qua! E ragazzi, siamo vicinissimi ai 5.000 iscritti, quindi ci farebbe davvero piacere se i nuovi arrivati sul nostro canale si iscrivessero, dai ragazzi, è gratis! 5.000 ragazzi, per noi sarebbe importantissimo. Per noi è veramente importante arrivare a 5.000. E grazie davvero di tutti i commenti, ci fa davvero piacere riceverli, e perché è bello al mattino svegliarsi e rispondere a tutti voi. Noi rispondiamo a tutti. Ciao! Ciao ragazzi, godetevi il video, ciao! Aggiornamento del 7 novembre. Oggi è 7, vero? Boh, penso di sì. Siamo ancora alla ricerca della nostra infiltrazione, non riusciamo proprio a trovarla. Come dice Ale, da lontano siamo un pochino frustrati. Dunque, abbiamo coperto tutto quello che potevamo coprire, abbiamo risigillato tutto quello che potevamo risigillare, ma la perdita lì c'è ancora. Stiamo pensando in questo momento che possa essere il ponte. Che non abbiamo ovviamente mai provato, mai testato. Adesso il nostro ponte dovrebbe essere incollato. Sono ponti già pronti dal cantiere e poi vengono incollati. Anche se ci hanno detto che in alcuni angoli, per tenerli, per fare più velocemente, potrebbero aver messo delle viti. Quindi stiamo bagnando solo la zona del ponte vicino a dove abbiamo l'infiltrazione, che è esattamente lì sotto. Adesso bagniamo bene, perché ormai che basta una pioggerellina che entra acqua, quindi secondo noi già soltanto bagnando con la pompa dovrebbe funzionare, cioè se c'è l'infiltrazione dovrebbe passare l'acqua. Adesso vado sotto a vedere. Il ponte in tech non è. Adesso stiamo provando il nostro finestrone laterale. Stiamo facendo una cosa selettiva. Non gocciola nulla? Niente. Allora ragazzi, oggi abbiamo veramente bagnato la qualunque. Cioè siamo stati minuti con la pompa dell'acqua, il tubo dell'acqua, su ogni parte possibile della barca. Adesso esasperati abbiamo fatto anche il ponte, tutto il ponte in tech, da prua a poppa, bagnandolo come se piovesse, nel senso come se piovesse, tipo la pioggia. Ragazzi, non sappiamo più cosa fare, sono fuori, vi faccio vedere, abbiamo bagnato tutto, lo spray hood, il binario, tutto il ponte, tutte le singole cose, tutto, abbiamo bagnato tutto.
L'unica cosa che potrebbe aver fatto la differenza è un lavoro che ha fatto il CPT l'altro giorno, prima che piovesse l'ultima volta, che sono queste piccole riparazioni qui. Avevamo segellato questo pezzettino qui e questo pezzettino qua prima dell'ultima pioggia, e poi è piovuto, e dopo che ha piovuto abbiamo avuto l'infiltrazione comunque dal solito posto. E quindi ci eravamo scoraggiati, detto, no, non è possibile che sia quello. In realtà poi abbiamo fatto un pensiero, c'erano circa 20-22 nodi, cioè raffica 20 sui 17-20 nodi sulla, che diciamo dalla fiancata sinistra, quindi la barca era leggermente piegata sulla destra, cosa che per noi normalmente è all'opposto, la barca tende a essere leggermente inclinata sulla sinistra. Quindi quando il vento è finito ed è arrivata la pioggia, la barca si era drizzata, quindi ha cominciato a tendere appunto a inclinarsi normalmente verso sinistra, quindi magari quest'acqua c'era dentro già e è dovuta uscire, e magari abbiamo risolto il problema. Abbiamo mai fatto la danza della pioggia come in questi giorni? Se no non sappiamo più cosa fare, cioè veramente, vedremo, danza della pioggia forever. Un'altra cosa che non vi abbiamo raccontato, forse sì, non me lo ricordo più, è che abbiamo dovuto debellare due nidi di vespe giganti, nel senso non i nidi giganti, due nidi di vespe giganti, cioè proprio l'animale vespa gigante che abbiamo trovato nelle pieghe della nostra randa, non uno, ben due. Noi vedevamo le vespe che giravano intorno alla barca e diciamo, ma che è? Vabbè, abbiamo scoperto che avevamo due nidi grossi come il pugno di Max, pieni zeppi di larve e vespe. Abbiamo dovuto fumigarle, e cacciarle via e pulire tutto, perché hanno lasciato una devastazione totale in mezzo alla vela. Quindi abbiamo dovuto pulire anche quello. Adesso chissà cosa, quando la prossima volta che isteremo la vela, qualche altro cadavere magari lo troveremo. Quindi ci stiamo divertendo, ragazzi, Stavamo aspettando la pioggia ed è arrivata. Adesso è l'ora della verità. Abbiamo sigillato quello che c'era da sigillare, chiuso quello che c'era da chiudere, e mo vediamo. Aspettiamo 10 minuti e andiamo a vedere. Chissà, per piovere piove, e bene anche. Ah, sono in ansia. Sono veramente in ansia. Ragazzi, non sta perdendo. Sono veramente scioccato. Non sta perdendo. Però perde qui adesso. Vabbè, questo qua poi lo sistemo. Deve essere la guarnizione, o comunque ci metto un po' di grasso e vediamo. Questo non ha mai perso. Adesso sto gocciolando questo, ma non era questo, questo non perdeva. Ma qui non esce una goccia d'acqua. Vabbè, adesso vado a sistemare questo blò dall'esterno e comincio a sigillarlo con la plastica. Intanto vediamo di poter risolvere questo problema una volta per tutte, perché non saprei neanche più cosa fare. Vabbè. Ecco, adesso ho messo il foglio di plastica sullo blò e aspettiamo il prossimo acquazzone, che sarà più o meno oggi, le previsioni non sono buone, e vediamo cosa succede. Quindi qua c'è la plastica, tutto bello bloccato. Siamo stufi, ragazzi, abbastanza stufi. Sta entrando un catamarano gigante. Piove e non è una novità, ma sapete qual è la novità? Non c'è più leaking. Ogni volta vado a controllare, non c'è più leaking, non c'è più perdite di acqua, non entra più niente. Rimane solo da sigillare questo, devo tirarlo via completamente, risigillarlo e rifarlo. Però continua a piovere, non posso farlo. Al momento fuori c'è la plastica, lo faccio vedere, vedete? Ma qua sotto niente, zero. Fantastico.
È una bella soddisfazione dopo un mese di ricerca abbondante. Finalmente! Abbiamo rimontato, abbiamo ingrassato tutta bene 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 la guarnizione, abbiamo rimontato tutto e, come dice il CPT, siamo ottimisti. Mica si può sempre avere sfiga. No, mica si può sempre avere sfiga. Abbiamo tolto la plastica che proteggeva l'oblò e adesso aspettiamo la pioggia, e tanto per cambiare, per vedere che cosa succede. Questo video è tutto dedicato alla nostra sofferenza per trovare questa benedetta infiltrazione, ragazzi, un mese e mezzo, ma ce l'abbiamo fatta. Oggi tocca la catena dell'ancora, l'ancora, tutto il pozzetto dell'ancora, e abbiamo affittato l'idropulitrice a Marina e stiamo pulendo. Non avete idea di cosa c'è nel pozzetto. Dirvi un'altra cosa, il verricello fa un rumore brutto, io sono senza parole. Boh, adesso facciamo asciugare, è venuto abbastanza pulito, contento, è ovvio che non sarà mai perfettamente pulito, ma così è decisamente pulito. Problema che dobbiamo togliere di nuovo il salpancore, con estrema gioia di Ale. Nel naso me l'hai messo l'anno pro. Purtroppo, ragazzi, sono pronta per entrare nel buco, mortacci tua. Domani porteremo il motore a revisionaggio, sicuramente il CPT gli darà un'occhiata. Ma già che ci siamo, porteremo il motore a revisionare. Senza la catena al lanetto ci puoi fare un picnic. Grazie. Il cannocchiale. Bambiniello, adesso lo portiamo qua dal... Cos'è sta merda? Sale. Sale, che schifo. Lo portiamo dal... Come si può definire? Meccanico. Un'officina. Un'elettrauto. Che è quello che ci ha già riparato l'alternatore. Ecco, e lo facciamo pulire tutto, lo facciamo aprire da lui, lo facciamo controllare. Sì, magari facciamo di nuovo mettere a posto questi poi, li facciamo isolare di nuovo. Sì. Facciamo una revisione. Ne vale la pena, perché sennò almeno, cioè, voglio dire, anche magari riusciamo a capire se c'ha qualche piccolo problema al motore che lui riesce a risolvere. No, anche se riesce a cambiare questi due paraolio qua. Cioè sopra e sotto. Allora, ragazzi, abbiamo portato il nostro verricello dell'ancora dal dottore stamattina, e l'elettauto ci ha detto che ci farà tutta una revisione completa del motore. Speriamo non sia necessario comprarlo nuovo, perché ci manca proprio questo. CPT, ti ha detto l'elettauto quando ci restituiranno il bambiniello? Tre giorni? Allora, oggi doveva aprire la piscina, ma vedo ancora lavoro in corso. Non ce la faremo mai. Faremo prima noi a rimontare tutto, uscire dal marino, andarci a fare un giro a Vano Balavu e tornare, che la piscina sarà sempre chiusa. Torna il CPT col bambiniello. CPT,
bambiniello? Nuovo. Nuovo? Ma che pesante, eh? Praticamente ha sistemato il rotore, che era molto sporco, molto ossidato. Ok, questo ci sta, avevo immaginato. Poi dove appoggio le puntine aveva cominciato a fare un bel gradino. Cioè, puntine... che cosa vuol dire? Sul rotore dove appoggiano le puntine, sì. Le puntine di maiale! Dove appoggiano le spazzole. Sì. E aveva fatto un bel gradino, e quindi lui ha pareggiato tutto. Il rotore è quello che c'è dentro, dove sì. Le spazzole appoggiano per dare corrente. Sono le spazzole sì. Che si appoggiano per e dare corrente. Il gradino dove era? Sulle spazzole o sul rotore? No, sul rotore. Le spazzole si consumano. Ok. E perché il rotore aveva fatto perché quel gradino? Perché si consuma. Allora lui l'ha pareggiato tutto. Poi ha verniciato all'interno gli avvolgimenti in modo tale da proteggerlo molto di più dalla corrosione. Sì. Poi ha cambiato... Mazza, ha cambiato... entrambi i paraolio esatto il parasigillo paraolio chiamiamolo paraolio sì, chiamiamolo qui sia paraolio, di sopra sigilla, che di sotto sigilla, con non una sigilla la guarnizione sì c'ha un nome non me lo ricordo paraolio okay. Comunque chiamiamolo paraolio poi l'ha verniciato tutto mamma mia e già che c'era mi ha lasciato perché l'ha preso in più mi ha lasciato un altro paraolio altri due paraolio figo le spazzole non le ha cambiate perché andavano benissimo era 3,80 e ho chiuso 3,50 dollari sì guarda questo bambiniello guardalo due ce ne ha date sì, anche ma ne ha due una sopra e una sotto eccolo qui ragazzi guardate che roba ah ci ha messo le cose nuove sì. Beh dai ha fatto un bel lavoro CPT ha fatto un bel lavoro allora ne approfittiamo che stiamo non abbiamo il varicelo dell'ancora abbiamo tutto smontato non c'è il barbotti non c'è la catena per cambiare lo strumento che serviva per contare la catena cioè il contacatene è uno strumento che ha funzionato solo un anno da quando abbiamo ritirato Y2K cioè 16-17 anni fa e da allora ne abbiamo provate anche lì abbiamo sostituito lo strumento della Quick non funzionava abbiamo sostituito tutti i cavi alla fine abbiamo deciso di cambiare proprio modello ne abbiamo preso un altro che si chiama MZ Electronics italiana è uno strumento italiano questo qua si vede poco ma eccolo e adesso lo stiamo installando abbiamo collegato lo strumento abbiamo collegato la parte elettrica e adesso stiamo cercando di capire come farlo funzionare in discesa e in salita in discesa funziona la salita non la conta adesso stiamo controllando il manuale eccolo qua e abbiamo sempre fatto senza non è che le cose non è drammatico il problema è che se c'è perché non usarlo perché non averlo funzionante quindi ci stiamo sbattendo il naso anche su questa cosa probabilmente ma... premendo qua non trova una risposta dalle cose quindi probabilmente non segna corretto ma tu parli dei cavi del motore del varicello? Certo. Non sente i cavi di discesa e di salita collegati a nulla e quindi fa solo discesa boh. È così intelligente CPT? Potrebbe veramente? Sì. Cioè col motore della barca accesa fa dalle salita perché gli dà il consenso del relè ah certo adesso vado riprovo con la pronta discesa vado in salita ragazzi abbiamo il contacatene scusa vuole il consenso del relè incredible ok devo mettere la misura del barbotin che non me la ricordo 34.6 questa è la dimensione del barbotin sì un giro del barbotin sono 34,6 cm calibrazione sensore barbotin 30 aspetta, vediamo per quanto tempo funzionerà adesso.
Vabbè, intanto funziona, perché le altre non funzionavano, tutti i tentativi che avevamo provato. Oh! Hello. I'm the new instrument. How is doing? Allora, GPT, tu dici che durerà poco? Non so cosa dire. Tanto il contatto a tema umano c'è sempre, cioè la qui presente, più i segnalini rossi sulla catena che abbiamo sempre usato. Più quelli verdi che metteremo adesso. Più quelli verdi che adesso mettiamo. Abbiamo il contatto a catena funzionante di nuovo. Unbelievable! Che vuol dire incredibile. Non ci posso credere, giuro. A questo punto ci vuole una spiegazione del perché il salpa-ancore, cioè il sensore del salpa-ancore, contava soltanto in discesa e mai in salita, nonostante Ale girasse dalla parte corretta. Questo perché il nostro salpa-ancore è attivato dal motore, cioè un relè sul motore che dà il consenso al salpa-ancore di andare in salita e in discesa. Per sicurezza, il nostro salpa-ancore, quando ha il motore spento, va solo in discesa, e quindi lui si aspetta il consenso da parte del teleruttore che vada in salita per contare anche i metri in salita. Ovvero, quando il barbot in gira, c'è un sensore magnetico che passa sopra il sensore che mettiamo sotto il barbotin. Quando questo magnete passa, lui fa da un tic, un consenso al computer del salpa-ancore. Il salpa-ancore poi deve sapere da che parte sta girando, e questo glielo dice soltanto il teleruttore. Il nostro teleruttore si attiva soltanto nel momento in cui accendiamo il motore. Dunque, ne approfittiamo che non piove, ma c'è nuvoloso, così almeno non schiattiamo di caldo, e andiamo a montare il nostro salpa-ancora revisionato. Tra l'altro, è una delle poche cose a cui non abbiamo dato il nome. Sapete che noi diamo il nome a tutto, per chi ci segue lo sa perfettamente. Volete suggerirci qualche cosa? Tipo salpi? Tipi? Vabbè, avete capito il senso. Ale dentro che sta mettendo il Tef Gel sui perni. Io l'ho già messo qui in cima. E siamo quasi pronti praticamente a montarlo. E Ale è comoda pure qua dentro. Comoda è una parola, come dire. Anzi, si sta lamentando perché non c'è la catena, fate un po' voi. Abbiamo rimontato il salpa-ancore, funziona che è una meraviglia, e abbiamo incredibilmente anche il contacatene funzionante. E poi stiamo facendo manutenzione alla mantus e alla catena, e ovviamente abbiamo scoperto che l'ultimo anello è veramente, guardate com'è conciato. Questa dovrebbe essere solo la zincatura. Sì, questo sembra zincatore, però... Sembra ottimo, però... È brutto. È abbastanza brutto, sì, quindi l'abbiamo sostituito, abbiamo tagliato via. Due anelli e adesso rimontiamo. Abbiamo controllato la girella della mantus. Il perno è perfetto. Questo è il come si chiama, la girella, come si dice, Massa, in italiano? Lo swivel. E lo swivel non è italiano. Insomma, quello che serve per quello che praticamente si aggancia dalla catena all'ancora. Abbiamo messo una sacca stagna per evitare che si bagni. Ci proviamo con questa novità e vediamo come va. Più che altro speriamo che duri. Ma alla grande, direi. Ecco Ale che sta combattendo.
la sua personale guerra. Sono belli quando sono nuovi. Così. Io mi sono uguale. Il CCPT spiega, faccela vedere. Tu, questa è una Sony ZV-E10. ZV-E10. Abbiamo preso la 13. Eccola qua. Ma questa è un'altra storia! E ve la raccontiamo nel prossimo video. Che nero! Ammazza, oh! Sta venendo su un temporale della Madonna! Vabbè, intanto qua si sta scatenando il putiferio. Piove da Dio, guardate che nero! Giornata di merda! Questa da prendere e buttare in trucess. Come, scusa CPT, dove devi buttarlo? Induces. è figiano. Magari questo strumento è talmente intelligente, cioè un genio. Boh. Vado a mettere sotto carica la GoPro perché si sta scaricando, si sta pregando in cinese di farsi ricaricare. A dopo. Ma questa è un'altra storia. E ve lo diremo la prossima volta. Lo dici mille volte. Lo raccontiamo al prossimo video.